insomma, dal basilico al timo fino al peperoncino di Cayenne, come viaggio nei sapori e soprattutto nelle d'olia nei profumi. E nei profumi. Rigorosamente nella piana di Albengo, il suo entroterra. Poi la nostra scommessa è quella di far conoscere i prodotti della piana in giro e far diventare la mia piccola attività trentennale, un negozio di fiori, anche itinerante. Siamo partiti da un borgo che è Castelvecchio di Rocca Barbena, dove avevamo casa e una piccola bottega di prodotti tipici, e l'abbiamo trasformata in itinerante. È rimasta la base, che è Albenga, il negozio di fiori, e il resto è diventato itinerante. Tocchiamo queste città importanti, anche se io sono ligure da 50 anni, perché ho 53 anni, non ero mai venuto a fare questo mestiere a Genova. Per me è una prima volta, è una bella prima volta. Ecco, qual è l'impressione infatti? Positiva, positiva è la prima volta anche di aver partecipato a questa rassegna, che ho visto organizzata in modo bene. Oltre alle piante che vediamo, ci sono anche altri prodotti, le foglie d'olivo, ad Allora, esempio, le siccome cozze. io come il mio banco generalmente è composto da piante fiorite e aromatiche di stagione e prodotti tipici, in questa occasione, siccome ci sono davanti a me i produttori, le aziende, abbiamo lasciato da parte quelli che sono i prodotti tipici, l'olio, le olive, il pesto, e abbiamo portato soltanto una parte dei tipi di pasta che sono liguri, proprio perché non c'erano altri rappresentanti di questo articolo qua, altre aziende che portavano questo articolo qua. Il mio articolo principale è il fiore e la pianta. Infatti per me piante aromatiche, basilico, non solo, fragolo, more, orchidee, perché ad Albenga abbiamo delle orchidee meravigliose che sono prodotte dall'azienda. E poi ogni mese cambio fiori. I profumi rimangono, perché gli odori, i profumi rimangono, perché le aromatiche sono coltivate ormai tutto l'anno nella nostra pianta. Ogni mese io porto fiori diversi, perché ogni mese c'è la rotazione, il fiore di stagione. Ora abbiamo le piante estive e a settembre cominceremo a pensare A quelle più ai ciclameni, ai crisantemi, a quelle che sono le piante, poi che saranno le piante autunnali e invernali. Quindi ogni volta che io torno in una località a distanza di un mese o due, il mio banco è uguale al 70%. una cosa, le piante, in particolare quelle aromatiche, quindi le coltivate all'aperto, c'è Allora, differenza? io premetto che non sono il coltivatore, ma sono un commerciante, cioè un distributore. Però le aromatiche sono coltivate in pieno campo, cioè all'aperto, anche perché fare delle coltivazioni soltanto in sera diventerebbe difficilissimo. Pieno campo, sono piante, la maggior parte delle aromatiche sono piante da talea, quindi piante molto resistenti. E poi ce ne sono alcune che sono da seme, allora quelle sono già piante un pochettino più particolari, che hanno una vita più breve, tipo il basilico, tipo l'erba cipollina. Il basilico, se uno vuole e ascolta quello che noi venditori in teoria dovremmo suggerire, riesce a farlo durare una stagione, ma non più di un anno. Una stagione è già qualcosa di buono, perché bisogna una cosa bella da dire, giusta. Le aromatiche, come tutte le piante, non vanno mai lasciate andare al loro destino, vanno curate, cioè potate, perché se si pota la pianta riprende vita e diventa più rigogliosa. Si compra una pianta di stevia, poi a casa che cosa ci fa? La usa perché allora la stevia ha tantissime proprietà, ipocalorica, ipoglicemica, non è una bacchetta magica e non è una pianta miracolosa. L'uso regolare di questa pianta porta benefici. Chi ama mangiare una caramella durante la giornata, mangia una o due foglie di stevia, sostituisce la caramella col vantaggio che non ha calorie e non ha glucosio. Chi vuole farsi una torta in casa, usa 10 foglie di stevia o quelle che sono, in sostituzione dello zucchero,
e la torta viene dolce perché ha un retrogusto di liquirizia, quindi bisogna capire dove si può mettere. Chi ama farsi delle tisane, mettere la foglia fresca nell'acqua bollente, l'acqua bollente prende lo zucchero. Io consiglio di non metterla nel caffè, perché secondo me il caffè con questo gusto qua diventa prende un gusto diverso. A me non piace, l'ho provato. Però c'è chi usa, non ne può fare a meno, usa, adesso togliamo la marca perché non dobbiamo pronunciare la marca. E chi usa non può fare a meno di usare questi zuccheri qua, e quindi usa questo zucchero qua. Sì.